Salve a tutti amici di YouTube, sono Nikazald e siamo qui con il mio primo vlog. Allora, in questo vlog volevo parlare un po' del mio canale e poi volevo farvi anche un unboxing di un gioco che mi ha regalato un amico. Diciamo un bel gioco, sì, non è recente, ma è un gioco che diciamo non ha fatto la storia, però è un bel titolo. Sì, ha dei precedenti buoni, insomma. Allora, volevo iniziare la serie su questo gioco, se il mio computer me lo permette. Su questo gioco che andrò a unboxare tra poco, tipo adesso. Sì, facciamo l'unboxing, almeno non vi annoio troppo. Salve a tutti ragazzi di nuovo, siamo qui con l'unboxing di Splinter Cell Conviction. Come ben vedete, si vede? Sta cazzo di luce non fa vedere un cazzo, vabbè, è lo stesso. Ok, andiamo ad aprirlo. Ok, perfetto. Se ce la faccio. Non so perché sto urlando, vabbè, va bene lo stesso. Ok, guardiamo fuori che cosa ci dice il gioco. Vabbè, premetto che il gioco è in spagnolo. Credo che il gioco in sé sia multilingua, posso cambiare la lingua, credo, eh. Vabbè, io vivo in Spagna, quindi è logico che i giochi siano in spagnolo. Comunque, vi leggo un po' cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto giustizia, vendetta e convinzione. Vabbè, se cerchi azione in uno spettacolare modo del multigiocatore, non te lo puoi perdere. Vabbè, insomma, ci dice che sei Sam Fisher, un ex agente dell'elite di investigazioni della segreta, sì, che sta cercando il colpevole dell'assassinio di sua figlia. Dopo essere stato tradito dall'agenzia per cui lavorava, scoprirai un complotto terrorista che minaccia il tuo paese. È un bel inizio, sembra, mi piace. Sì, qua ci dice i requisiti del PC, ma spero che il mio PC regga. Ok, andiamo a vedere dentro. C'è un libretto un po' di merda, così fatto così a cazzo di cane. Ma io vedo che c'è anche il manuale in italiano, quindi credo ci sia beh, qua c'è la pubblicità di un gioco, Canyon, non so che gioco sia, però vabbè. Qui ci sono due dischi. Allora, un disco di disco 1 e disco 2. Interessante, credo sia un disco di installazione, un disco di gioco, credo, eh. Vabbè, il disco è molto bello, come vedete, se riesco, come nella copertina. Se me lo inquadra bene. Bello, eh? Figo, eh? Ti piace? Beh, anche l'altro disco uguale. Vabbè, come la copertina d'altronde, però. C'è il nostro Sam Fisher che con sotto un agente e con una pistola. Vabbè, insomma, bello, bello. Io spero, aspettate che rimetto dentro qua. Io spero che, se riesco a fare questa serie, spero che vi piaccia. Anche se è un gioco un po' vecchiotto, ma non tanto, dai. Spero vi piaccia e nulla, qui l'unboxing finisce. Spero vi sia piaciuto questo unboxing. Mettete un bel mi piace, commentate, bla bla bla, e un salutone e ciao ragazzi.